Terzo tentativo di registrazione per il mio solito video. Non c'è due senza tre e questa oramai è una costante quando faccio video. Bentornati sul mio canale, sono Luca e oggi vi voglio far vedere come sto preparando i miei bagagli, come sto preparando la moto e approfittare di questa giornata piovosa per farvi vedere proprio i bagagli, cioè come sto attrezzando le mie valigie. Adesso vi faccio una piccola premessa, per chi non lo sapesse, chi non mi segue magari su Instagram, io non sono un viaggiatore esperto, lo ammetto apertamente, viaggio da meno di un anno e questo che sto per affrontare è il mio secondo viaggio lungo. Stavolta non sarò da solo come ho fatto per il viaggio lungo l'Italia che metto qui in alto, ma sarò in compagnia del mio fidato compagno di viaggio Enrico. Come avrete visto nel video precedente, il nostro viaggio si chiama The Wrong Way. Puntiamo verso la Spagna. Da Barcellona, dove arriveremo col traghetto, si va verso Gibilterra. Passeremo attraverso due bellissimi deserti e spero riusciremo a fare un bel po' di fuoristrada. Piccole riflessioni pre-viaggio. Avevo già fatto un video del genere quando sono uscito la prima volta con Luca, dovevamo fare un viaggio negli Appennini e tiravo fuori tutte le mie paure, tutte le mie ansie, e dopodiché Luca si è rotto una gamba, quindi avevo detto non farò mai più un video così, però lo voglio fare di nuovo, perché quello comunque non l'ha mai visto nessuno. Io non ho idea minimamente di dove riusciremo ad arrivare, soprattutto per quello che riguarda questa moto qua. Partire per farti un semplice giro in campagna come può essere questo e pensare forse oggi non torno, ti dà una costante adrenalina. Devi veramente imparare a conoscerla, diventa una persona e secondo me questa sensazione qua è incredibile ed è proprio quello che conto di avere in un viaggio. E niente, ciao, ci vediamo in Spagna con questa faccia di merda. Detto ciò, adesso andiamo di là, vi faccio vedere cosa mi porterò. Abbiamo la solita borsa da serbatoio per il drone, comodissima perché ce l'hai ampia portata, con i miei filtri ND indispensabili per fare delle riprese in maniera cinematografica e il nostro mitico DJI Mini, tutto in questo piccolo scomparto. Qui la mia attrezzatura da campeggio è molto molto essenziale e soprattutto economica. Ragazzi, bisogna scontrarsi anche con quello. Ho una tenda monoposto, è minuscola, però molto efficiente, devo dire, della B-Sport Amazon, ovviamente. Circa 59 euro. Materassino, questa è una vera figata della Unigear. Questo invece bestione qui è il sacco a pelo invernale della King Camp che ho preso anche lui su Amazon. Questo qui ha una temperatura di comfort di 0 gradi con un limite a meno 5. Oggi è uscito il sole e sono venuto qui per farvi vedere come ho caricato la moto. Allora, in questa borsa qui laterale ho messo dentro alla fine, che sono 25 litri, qui ci sta il materasso, il sacco a pelo e il sacchetto quello termico, piccolino d'emergenza, pesa pochino. Qui abbiamo invece la tenda, le pentole, il fornello con la bombola e la mascherina. Perfetto, bilanciatissime, sono pesanti più o meno uguali. La figata è questa borsa qui. Contiene i miei vestiti e scarpe. Sono stato un po' stretto a vestiario. Qui c'è invece il mio alloggio per la fotocamera, dove c'è il nuovo zoom. È una prova, quindi non ci sono tutte le cose necessarie, però è tutto quanto. Questa bellissima borsa viene via così. Ok, prima di tutto questa è la mia moto, un Transab del 1991. Io non volevo prenderla all'inizio, non ero per niente convinto, dopodiché, visti alcuni video di Jonathan Nencini, ho iniziato un pochettino a pensare che forse poteva essere una buona moto. Lei è la Mitas MC24 anteriore, questa gomma è una bomba incredibile. Dietro una TKC 80 che sta rasentando gli ultimi momenti della sua vita, manubrio modificato per avere una postura un po' più corretta, soprattutto in off. E il cupolino, il fantastico cupolino di Fabio Goffi. Le borse sono della K, incredibili, ci sta un sacco di roba e resistono a tutto.
E niente, passiamo al carico. Borsta serbatoio, semplicissima. E all'interno hai il suo drone, e il telecomando del drone, batterie per la GoPro, batteria del drone, caricatori, filtri per il drone, tutto per il drone in poche parole. E in quella borsa comunque c'è anche un sacchettino con tutti i cavetti possibili necessari per caricare cellulare, eccetera. Porta cellulare in caso di pioggia, nella borsa da muso, io la chiamo borsa da muso, e due camere d'aria con compressore, e da quest'altro lato invece tutti gli attrezzi possibili immaginabili che possono servirmi. Lateralmente un portaborracce con il gasolio per pulire col pennello e il gasolio per pulire la catena. Ecco, qua dentro c'è anche comunque lo spray per ingrassare la catena. Borsa destra abbiamo l'antipioggia della borsa da sella con dentro delle scarpe. E mi sento veramente un fashion blogger che indica cosa c'è dentro il suo guardaroba. Mi sento un coglione, in poche parole. Borsetta con attrezzatura elettrica, la corda per tirare fuori Luca dai guai, un pentolino con dei bicchieri, materasso, il sacco a pelo, centralina di scorta, la pompa per gonfiare il materasso, perché purtroppo la mia schiena necessita almeno 20 cm di altezza di materasso. A parte gli scherzi, ho bisogno di questo e senza pompa non vado da nessuna parte. E un mini PC, in realtà è vecchissimo, avrà almeno 6-7 anni, già faceva cagare allora, immaginate adesso, e serve solamente per fare da ponte dall'SD a un disco fisso che mi porterò. E borsa sinistra, reparto vestiti, e abbiamo sono riuscito, non so come, per quale miracolo, a mettere ogni singolo vestito qua dentro. In questa borsa invece abbiamo tutti gli antipioggia, tutti quanti, proprio dalla giacca, pantaloni, guanti, stivali. Borsetta medica, però non quella ufficiale da moto, ma la mia personale. E kit di sopravvivenza, coperta di emergenza in alluminio e sacco a pelo di emergenza in alluminio. Secondo me questi ti salvano la vita. Ci siamo, dovremmo essere pronti per il viaggio. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, innanzitutto seguitemi. Se avete delle domande su qualunque cosa vi viene in mente, ragazzi, scrivetemi. Scrivetelo qui nei commenti, così ne parliamo e lo possono leggere anche gli altri. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove pubblico giornalmente aggiornamenti per quello che riguarda la preparazione del viaggio, le vicende con il mio vicino, che sta presto per terminare, e anche e soprattutto per quello che sarà il nostro viaggio in Spagna, che avrà inizio il 21 ottobre. Boh. A posto, ragazzi, ci si vede.